Ciao a tutti e ben ritrovati in una nuova video lezione, questa volta di disegno. Oggi ci servirà un uovo, ma non si tratta di una lezione di cucina. Si tratta di un esercizio facile di disegno, pensato proprio per approcciare al disegno sfumato. Quindi vedremo come chiaramente costruire l'immagine, come sfumare con diverse matite, con diverse gradazioni, utilizzando dei pennellini, e vedremo come dare tridimensionalità e definizione a un oggetto semplice. Quella che vedremo oggi insieme qui su YouTube è una versione ridotta della lezione che in realtà in versione integrale è già disponibile su Patreon per gli abbonati Patreon. Se siete curiosi, vi metto come sempre qua sotto tutte le informazioni per andare un po' a curiosare. Questo è l'esercizio quindi che faremo oggi insieme. Quindi preparate le matite, i pennellini e la carta, e buon divertimento e buon disegno. Quindi partiamo subito dai materiali che ci servono per questo esercizio. In questo caso io sto utilizzando un foglio della Pastelmat, che è un foglio per tecniche secche, ma va bene qualsiasi foglio di carta satinata, anche da acquerello, però molto molto liscio, la cosa importante. Poi un set di matite che partono dalla F, 2B, 5B, 7B e 9B. Due gomme di precisione, una un po' più grande, una un po' più piccola. E due pennellini sintetici duri, quindi uno piccolo e uno medio, con una setola dura. Poi ci serve la goma pane, come sempre, e naturalmente il nostro uovo. L'uovo potete copiarlo dal vero oppure direttamente fargli una fotografia e lavorare da foto, ma la copia dal vero è sempre preferibile, è molto più utile come esercizio. Quindi partiamo subito dalla costruzione del nostro soggetto e lo facciamo valutando qual è prima di tutto l'asse, quindi l'inclinazione del nostro uovo, che ci deve dare l'altezza massima e poi la larghezza massima. Fatto questo, iniziamo a costruire il nostro solido. Sequenza. E una volta che abbiamo costruito la struttura, che chiaramente per ora è solo una bozza, cancelliamo la costruzione, quindi la croce iniziale. Con la gomma pane poi alleggeriamo e portiamo via eventualmente le briciole di gomma che si sono create e poi continuiamo e riprendiamo la costruzione. Più vado avanti, più cerco linee curve, quindi cerco di avvicinarmi sempre di più al soggetto vero e proprio. Una volta poi costruito l'uovo, quindi costruito il nostro soggetto, abbozziamo la direzione che prendono le ombre sul piano, quindi le ombre portate. Non per forza dobbiamo definire tutto, basta concentrarci anche solo sulla parte che poi entra a contatto con l'uovo stesso. Concluso questo passaggio, iniziamo subito con le ombre, anche senza per forza dover subito definire i contorni, per questa tecnica non è obbligatorio. La prima cosa che noto è che qui ho una luce massima, quindi questa zona qua dovrà rimanere bianca come il foglio, più o meno questa parte qua. Mentre invece questa parte qui è la parte più scura in assoluto. E lo faccio sempre costruendo una linea comunque abbastanza schematica, come vedete. Qui ho un riflesso e comincio immediatamente a tratteggiare nella parte più scura. In questo caso, siccome poi sfumeremo tutto con i pennellini, il tratteggio, anche se è poco preciso, poco pulito, non importa perché poi con la sfumatura non si vedrà. E incrocio, cioè raddoppio il tratteggio, quindi scurisco ancora. Di fatto stiamo rilasciando polvere sul foglio, quindi stiamo intensificando l'ombra. Più passaggi facciamo, chiaramente più c'è polvere di grafite, più il lavoro risulterà scuro in questa parte. E sfumiamo questo primo passaggio, quindi prendo il pennellino e con questo movimento circolare sfumo senza tener troppo conto dei contorni, nel senso che anche se l'ombra dovesse andare fuori dal contorno che ci siamo dati, in realtà non ci crea problemi, anzi ci aiuterà a dare appunto l'effetto di tridimensionalità che stiamo cercando. Sfumo anche fuori dall'ombra perché chiaramente il pennellino trattiene un po' di grafite e quindi mi permette di dare una prima base molto molto chiara anche nelle parti di ombra più chiara, appunto. E di nuovo col pennellino sfumo.
Fatto questo, riprendo ancora le ombre, quindi di nuovo torno sulle ombre e questa volta però creo un tratteggio che va leggermente oltre il limite che ci siamo dati prima. Questo mi permette di creare le prime sfumature, quindi il lavoro diventa un po' meno schematico e comincia a prendere tridimensionalità e rotondità. Riprendiamo i contorni che con questa tecnica, come vedete, man mano che andiamo avanti si perdono, quindi quando ci serve li riprendiamo. In questa zona il contorno anche in fotografia non si vede perché è scura quanto lo sfondo, quanto l'ombra portata, quindi non per forza dobbiamo intervenire anche lì. Finito il passaggio, come sempre, ormai l'avete capito. Si procede sempre così, sfumiamo con il pennello. Non preoccupatevi troppo dei contorni, quindi se sbavate, se uscite fuori dal contorno del soggetto, non vi preoccupate, poi vedremo come risolverlo, come pulirlo, anzi, e continuate a sfumare in ogni passaggio. Se vi capita di notare imperfezioni nella costruzione, semplicemente con la matita scurite leggermente di più e poi scurite anche la parte delle ombre. Noto che qui è ancora troppo chiaro rispetto al soggetto, quindi gli do un altro passaggio di matita. E poi di nuovo sfumo. Tutta questa zona, poi molto più scura, continuo con la matita. Ecco, qui abbiamo un punto di contatto tra l'ombra dell'uovo e l'ombra del piano che annulla quasi il contorno dell'uovo e quindi continua a scurire in entrambi i punti. E di nuovo risfumiamo tutto qua. Approfitto poi della polvere che prende il pennello per creare ulteriori sfumature laddove mi servono, quindi se voglio creare ulteriori passaggi un po' più morbidi in altre zone dove magari non ho tratteggiato, sfrutto semplicemente la polvere che trattiene il pennello. Teoricamente, se non state cercando effetti particolari, magari in cui si può vedere ancora la costruzione, bisognerebbe continuare a sfumare col pennello fino a quando le linee della matita non diventano particolarmente trasparenti, quasi invisibili, come in questo caso. Si intravedono appena qui, ma effettivamente il tutto è molto, molto, molto morbido. A questo punto direi di continuare a lavorare un po' sull'ombra e la portiamo fino al bordo del foglio, così come poi di fatto è nel soggetto. Con la gomma pane possiamo dare una forma di questo tipo e utilizzarla come se fosse una matita, praticamente tratteggiamo un chiaro e ripuliamo. Per poi di nuovo sfumare. Quando vi capitano delle situazioni tipo queste in cui non è omogenea
l'ombra che state creando, semplicemente andate a riempire ancora con un po' di polvere di grafite le parti magari che risultano un po' più chiare, oppure rendete più omogenei i tratteggi che avete creato in precedenza. Questo vi permette appunto di rendere il tutto molto più pulito e poi magari con l'incrocio riuscite ulteriormente a renderli più nitidi, sempre sfumando. Quindi continuiamo ancora sull'ombra e magari possiamo anche dare un po' di scuro anche a questi angoli che di fatto hanno una leggerissima ombra. Se abbiamo bisogno di poggiare il polso sul foglio, io come sempre mi aiuto con un pezzo di Scottex, quindi lo impugno in questa maniera, lo poggio sul piano e a quel punto ho un punto d'appoggio che mi permette di non toccare comunque con la mano, direttamente con la mano, il lavoro che ho già fatto. E di nuovo chiaramente sfumiamo. Questa volta lo faccio col pennellino più piccolo, chiaramente stiamo lavorando su porzioni un po' più circoscritte, un po' più ridotte del nostro soggetto, quindi il pennellino piccolo mi permette una maggiore precisione se vogliamo, anche se poi puliremo tutto e vedremo fra pochissimo come. Fatto questo, però ci si rende conto che forse comincia a essere un po' troppo scuro. È il classico. Ci si fa prendere la mano magari dalle ombre, dai contrasti, e in realtà si scurisce troppo. Come si fa? Questo è proprio l'aspetto, secondo me, più divertente. Si interviene o con una gomma di precisione, oppure direttamente con la gomma pane. Vi faccio vedere prima una e poi l'altra. Con la gomma di precisione si fa un tratteggio, quindi come se fosse una matita, e si interviene con appunto un tratteggio. Per linee parallele si riportano così fuori i chiari. Oppure molto più comodo ancora, con la gomma pane si dà una forma di questo tipo, una forma di taglio, e la si usa poi per ripulire le parti che abbiamo scurito eccessivamente. I contorni però sono tutti sporchi. Come facciamo? Gomma di precisione un'altra volta. E come vedete l'effetto così morbido di passaggio graduale tra da un punto chiaro a un punto scuro viene fuori automaticamente con questi passaggi di sfumatura. Chiaramente più riusciamo a ottenere questi passaggi qua, più
più la luce viene valorizzata, nel senso che più scuri ho nelle zone dello sfondo e nell'ombra portata sul piano, maggiore sarà l'effetto luminoso sul soggetto stesso. Quindi continuo a rendere il tutto più morbido. Come avete visto, il bianco si è perso completamente, ma nulla di più semplice e nulla di più divertente riportarlo fuori con dei tocchi di gomma di precisione. Quindi dando appunto dei tocchi di questo tipo, una sorta sempre di tratteggio, e poi con la gomma pane viene ripulito. È un po', se ci pensate, come la pittura olio. La pittura olio funziona per, diciamo che parte da valori medi e poi si aggiungono gli scuri e si aggiungono i chiari. In questo caso è molto simile, nel senso che con le prime sfumature facciamo dei valori intermedi, poi come avete visto aggiungiamo gli scuri dove ci servono, rafforziamo i chiari invece dove ci serve più luce, che può essere appunto sull'uovo stesso oppure direttamente, come abbiamo fatto anche prima, sul piano. Logicamente, ogni volta che sfumiamo qua si sporcherà, basterà sempre tenerlo pulito o semplicemente direttamente pulirlo alla fine del nostro lavoro. Tutti questi interventi chiaramente danno un effetto leggermente sporco che poi possiamo di nuovo ripulire e rendere un pochino più omogeneo ancora con pennellino. Chiaramente c'è molta meno grafite, adesso non sto praticamente sfumando, sto semplicemente portando quel poco di grafite che c'è a riempire gli spazi che risultano troppo chiari. Stesso effetto chiaramente anche sul piano, quindi continuiamo a scurire leggerissimamente il piano, spostando solo la polvere di grafite che abbiamo nel pennello. Come vi dicevo prima, bisogna continuare a sfumare col pennello fino a quando non scompaiono le linee dei tratteggi che abbiamo creato precedentemente. Concentriamoci però adesso esclusivamente sull'uovo, che è il nostro soggetto, quello da cui siamo partiti, e vediamo come dare ancora più luce e ancora più definizione, soprattutto visto che siamo alle battute finali. Quindi prendo la gomma di precisione e lavoro con un tratteggio, ripulendo con attenzione e cercando di fare un lavoro il più preciso possibile il contorno esterno dell'uovo. Finita la parte più chiara, invece che continuare con la gomma di precisione, passiamo alla gomma pane.
Rafforzare leggerissimamente lo scuro del contorno ci permette, soprattutto nelle zone d'ombra, di dare una percezione di maggior definizione, di maggior realismo. Ultimissimo tocco, proprio un dettaglio. Il riflesso che si trova in questa parte è dato sempre con leggerissimi interventi di gomma pane. Questi piccoli riflessi in realtà sono elementi che danno un grande realismo ai nostri soggetti, proprio perché poi in natura sono elementi che ritroviamo abitualmente, che ci sono. Quindi il riflesso che abbiamo qua non è altro che la luce che batte sul piano e poi torna sull'uovo. Ripuliamo ancora la linea con gomma pane e se serve anche con la gomma di precisione. E con la matita rafforziamo ancora le zone leggermente più scure. È chiaro poi che in ogni passaggio possiamo sempre sfumare se ci serve, se ci accorgiamo che ci sono degli stacchi eccessivamente netti. E poi scurisco un po' di più la base, quindi l'ombra portata, in modo da dare maggiore risalto all'uovo stesso. Potrei anche prima alleggerire leggermente il contorno dell'uovo. Effettivamente in questa parte il valore tra lo sfondo e l'uovo è quasi identico, quindi dobbiamo fare in modo che si distinguano, magari non dappertutto per forza, però sicuramente che si distinguano e si noti lo stacco tra un elemento e l'altro. Questo per dare l'idea appunto del nostro uovo poggiato su un piano. Ecco, come avete visto è un esercizio tutto sommato semplice perché in effetti non abbiamo grandi dettagli, però è perfetto per capire come sfumare e come gestire il chiaroscuro. Noi l'abbiamo visto oggi solo con le matite, ma si può fare anche col carboncino, comunque con tutte le tecniche secche e sfumate. Quindi fatemi sapere poi nei commenti se vi è piaciuto, se vi siete divertiti, che difficoltà magari avete trovato. Quindi buon divertimento e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!